Dopo la seconda guerra mondiale il comunista Togliatti impose l'amnistia per i fascisti senza chiedere al suo partito. La DC per fare la riforma agraria perse un milione di voti, due esempi di audacia, di leader capaci di ammissione e sacrifici per il benessere di tutti. Oggi, dopo che l'Unione Europea e la BCE hanno fatto quello che potevano, manca un accordo tra leader europei, serve di nuova audacia. Ai tedeschi abbiamo cancellato metà del debito alla fine di una guerra scatenata da loro? Vero. Ogni anno rinunciamo a 20 miliardi di imponibile per i paradisi fiscali? Olanda in prima fila? Vero. Però è anche vero che sono 30 anni che tutti, Draghi compreso, ci dicono di darci una regolata sul debito e noi niente, giù a fare le cicale. Ora vogliamo altri soldi, senza condizioni, insultando l'Europa e litigando tra noi per chi ne promette di più a tutti. Che fiducia e che immagine diamo così? I soldi non ce li regalerà mai nessuno. Germania e Olanda hanno aperto a ridurre le condizioni e l'Europa non può fare a meno dell'Italia approfittiamone ma con un po di discrezione e pronti a prenderci le nostre responsabilità insomma un po di stile e questo è un minuto made in Italy.